Buongiorno Davido, e vabbè, ormai lo saprete tutti, quindi non sono news. Lo shitposter più importante di Twitter, ovvero Elon Musk, ha finalizzato l'acquisto della piattaforma stessa. L'hai fatto, brutto figlio di puttana. Per la cifra che aveva proposto in aprile, quindi 44 miliardi di dollari. Tutto questo naturalmente per evitare una battaglia legale che lo avrebbe sfiancato e probabilmente sconfitto. I termini finanziari dell'operazione sono poco chiari, ma non sono una cosa che ci interessa. E siccome è tutto già abbastanza noto, direi che la cosa migliore è andare a guardare un po' dei fatti interessanti che stanno avvenendo in questi giorni, segnati da una serie di tweet del nostro che in modo abbastanza imbarazzante si mostra super entusiasta dell'operazione che ha cercato in tutti i modi di fermare negli ultimi sei mesi. Musk ha naturalmente iniziato l'epurazione dei vertici, a cominciare dal CEO, ormai ex CEO, Parag Agrawal, e dal CFO Ned Segal, che a quanto si apprende erano in ufficio al momento dell'acquisizione e sono stati escortati fuori dalla security, e poi altri manager che sono stati anche profumatamente ricompensati per questo fastidio. Tra le teste saltate c'è anche quella di Vijaya Gadde, che era head of legal policy, è quello che prese la decisione di bannare Trump, il quale ha commentato, perché volevamo anche il commento di Trump, che questa piattaforma ora è in mani sicure. Ma le epurazioni non finiscono qui, visto che il piano del nostro è quello di tagliare circa il 75% della forza del lavoro di Twitter, e si pensa in realtà che ne uscirà nei prossimi giorni circa il 50%. Allora, altre cose interessanti da raccontare su questa vicenda. Secondo Musk, Twitter creerà un consiglio per la moderazione dei contenuti con il suo interno diversi punti di vista. Però scusi, se mi permetto, signor Elon, ma free speech non voleva dire che tutti possono dire tutto? Cioè, se mi moderi i contenuti, allora vuol dire che limiterai la libertà di parola. Magari sono io che non conosco bene le questioni. Comunque, per dimostrare la bellezza del free speech, Musk ha risposto a un tweet di Hillary Clinton che esprimeva preoccupazione sulle teorie di cospirazione nel dibattito politico in relazione all'assalto a Paul Pelosi. Dicevo, ha risposto con un link a un sito di informazione notoriamente fonte di fake news e teorie di cospirazione. Poi lo ha cancellato e poi ha preso in giro il New York Times, che raccontava proprio questo accaduto. Poi ha preso in giro una mail automatica che Twitter gli ha mandato dopo aver attivato evidentemente i suoi permessi di manager dell'azienda, o non so che tipo di automazione, mail intitolata Managing Twitter 101, che in pratica è un corso che immagino spieghi le prassi manageriali all'interno di Twitter e darà le informazioni di base sulla compagnia. Ma questo ha per qualche motivo scatenato l'ilarità incontrollata del nostro, perché figurati se lui ha bisogno di un corso di management. Questo per quanto riguarda le attività pubbliche. Poi ci sono quelle interne che si apprendono da fughe di notizie o da tweet degli attuali dipendenti, come il fatto che si sia portato dietro una task force di programmatori di Tesla e abbia chiesto agli sviluppatori di Twitter di stampare su carta e mandargli tutto il codice scritto nell'ultimo mese in modo da poter fare code review e di prepararsi, ha chiesto a quelli di Twitter di prepararsi a delle sessioni di pair con lui stesso per discuterne. Una richiesta che poi ha bloccato e ritirato perché forse qualcuno gli ha fatto notare che la carta stava finendo. Insomma, questa news era dovuta per concludere l'arco narrativo che stiamo seguendo ormai da quando questo podcast è cominciato, praticamente. Da adesso prometto di occuparmene un po' di meno, a meno che non escano cose particolarmente frizzanti. Spero comunque di non aver semplicemente ripetuto cose già note, ma di aver magari completato le informazioni che già avevate. Ma non voglio chiudere questo episodio senza omaggiare una delle figure più importanti della storia dell'informatica, morta il 29 settembre all'età di 100 anni. Sto parlando di Kathleen Booth, che è ricordata per i suoi contributi pionieristici al linguaggio Assembly. Nata Kathleen Britten il 9 luglio 1922 nel Worcestershire, in Inghilterra, durante la Seconda Guerra Mondiale studia alla Royal Holloway, University of London, e si laurea in matematica nel 1944. In seguito lavora come ufficiale scientifico alla Royal Aircraft Establishment e si trasferisce infine al Birkbeck College, dove diventa poi docente e ricercatrice. In quegli anni poi conosce il matematico e fisico Andrew Donald Booth, che poi diventerà suo marito. Nel 1946 Kathleen Britten e il marito collaborano alla Birkbeck su uno dei primi computer, che era chiamato Automatic Relay Calculator o ARC.
e fondano quello che poi è oggi il Dipartimento di Informatica. Il progetto dell'ARC è di Andrew Booth, ma la costruzione dell'hardware è opera di Catherine Britten e dell'assistente ricercatrice Xenia Sweeting. E in quegli anni ottennero dei fondi per andare a visitare l'Institute of Advanced Study di Princeton, dove, ricordò poi Catherine Britten, l'unico che gli dedicava del tempo era un tale John von Neumann, che gli spiegò i concetti di quella che oggi è nota come architettura di von Neumann. Quindi Booth e Britten tornano in UK, ridisegnano il calcolatore, grazie proprio ai consigli di John von Neumann, portando alla creazione di ARC2 e in seguito di Simple Electronic Computer, SEC, e di All Purpose Electronic X-Ray Computer, o APEX-C. Tutte cose che sarebbe interessantissimo approfondire, ma servirebbe un altro podcast. Quindi poi si sposano nel 1950 e Kathleen, ora Booth, prende un PhD in matematica applicata all'Università di Londra e i coniugi chiedono e ottengono nuovi fondi alla Rockefeller Foundation, che gli vengono concessi a condizione che APEX-C lavorasse anche sui linguaggi umani e non solo matematici, e questo porta a una dimostrazione di una traduzione dal francese all'inglese fatta dalla macchina nel 1955. Oltre a costruire l'hardware per quelle macchine, Catherine Booth scrive anche tutto il software, inventando un linguaggio che lei chiamò Contracted Notation. Questo linguaggio, attraverso evoluzioni e contribuzioni di altri ricercatori, è conosciuto oggi come linguaggio Assembly. Ci sono altre cose notevoli del suo lavoro, discusse le operazioni sincrone e asincrone, scrisse un libro sulla programmazione nel 1958, lavorò alle reti neurali e pubblicò un paper per utilizzare reti neurali per riconoscere mammiferi marini. Insomma, una vita piena di lasciti alla storia dell'informatica, magari poco glamour e poco nota, ma importantissima e bellissima da conoscere, quindi spero di lasciarvi anche la curiosità di andarla ad approfondire. Era veramente tutto, grazie per avermi ascoltato anche oggi. Appuntamento direi a un prossimo episodio del Buongiorno più frizzante del web.